cominceremo così abbiamo poi tempo di sviscerare tutto. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa tavola sul tema degli legge 71-2008, presente, futuro e con l'interrogativo a che punto siamo sostanzialmente. Noi oggi vorremmo cercare di ripercorrere un pochino il percorso dell'81 a più o meno 11 anni dalla sua uscita e con circa 21 emendamenti, diciamo, dalla pubblicazione a seguito del 106-2009. E quindi proveremo con i relatori che oggi sono qui al tavolo a affrontare un pochino il problema, cercando di vedere il metodo della valutazione del rischio, l'efficacia della norma, eventuali punti di debolezza, punti di forza, e proveremo anche a ipotizzare un futuro dell'81, quello che potrebbe essere una linea guida perlomeno. Dopodiché ci soffermeremo anche un momentino sul rapporto tra norma tecnica e valutazione del rischio, che comunque è sempre in capo al professionista nel momento in cui opera in campo di sicurezza. Vi presenterei a questo punto i relatori, che ovviamente ringrazio per aver accettato l'invito ad essere qua con noi. L'ingegnere Giuseppe Piegari, dirigente dell'Ufficio 3 Vigilanza, Salute e Sicurezza del Servizio Prevenzione e Ispettorato del Lavoro, grazie. Il professor Paolo Pascucci, professore di diritto del lavoro dell'Università di Urbino, grazie. E l'avvocato Giovanni Lajar, avvocato libero professionista, titolare dello studio Lajar, grazie mille. A questo punto io lascerei la parola al professor Pascucci chiedendogli di esprimersi su quelli che potrebbero essere dei punti, almeno un punto di forza, un punto di debolezza ed eventuali criticità o prospettive in merito al DLG 71. Grazie. Grazie architetto, grazie agli organizzatori per questo cortese invito che ho accettato di buon grado, anche se la distanza tra Urbino e Torino non è proprio irrilevante, ma le frecce oggi consigliano spostamenti più rapidi. Il tema che ci è stato affidato è un tema delicatissimo perché, come sapete, il decreto 81 ha da poco compiuto i primi 10 anni di vita e in realtà ancora dopo 10 anni molte parti del decreto 81 non hanno ricevuto l'attuazione che il legislatore delegato all'epoca della sua emanazione aveva preconizzato. Quindi un primo punto di criticità che sollevo così en passant, ci soffermerò più di tanto su questo, è il fatto che ancora una serie di provvedimenti attuativi, ne potrei citare tanti, mi limito soltanto ad alcuni aspetti, sono lì in attesa di vedere la luce. Cito fra l'altro alcuni provvedimenti che sono tutt'altro che marginali, che sono i cosiddetti decreti ministeriali o interministeriali di adeguamento delle disposizioni del decreto 81 in tutta una serie di pubbliche amministrazioni. Io sono professore universitario, nell'università ancora vige un regolamento risalente alla fine degli anni 90 emanato a sua volta alla luce del decreto legislativo 626 che è il predecessore, come sapete, del decreto 81. La stessa cosa riguarda per esempio la Polizia di Stato. Quindi in sostanza abbiamo ancora norme vecchie che ovviamente sono formalmente vigenti e che però talora stentano a dialogare giustamente, correttamente, con le nuove disposizioni del decreto 81. Questo è un primo punto. Quindi l'attuazione talora farraginosa della parte di decretazione. Ma ho citato questo, ma potrei citare un esempio ancora più eclatante per certi versi. Giuseppe Piegari sa bene di cosa parlo, cioè il decreto istitutivo del SINP, del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione, che è uno degli snodi fondamentali per avere un sistema di governo della prevenzione in questo paese, che ha visto la luce con un ritardo veramente epocale. Questo è un primo punto. Un altro punto su cui noi oggi, a 10 anni e più dall'emanazione del decreto 81, dovremmo interrogarci è lo scenario di contesto nel quale opera il decreto 81, e cioè a dire il mercato del lavoro, le modalità di organizzazione produttiva, quelli che sono sostanzialmente gli elementi di contorno su cui le regole della salute e sicurezza vanno in qualche modo a giocare il loro ruolo.
quando il decreto 81 fu emanato, va ricordato questo, già si aveva la consapevolezza che bisognasse in qualche modo rivolgere l'attenzione per esempio ad una figura di lavoratore non più di tipo tradizionale, il lavoratore classico, subordinato, dipendente, eccetera. E non a caso la definizione di lavoratore del decreto 81 teneva conto e tiene conto di questa prospettiva ampia del concetto di lavoratore, tant'è che la sua definizione, il destinatario della tutela, che è un soggetto che inserisce la propria attività nell'organizzazione di un datore di lavoro a prescindere dal tipo di contratto di lavoro con cui svolge la prestazione. Quindi c'era già una netta consapevolezza della necessità di far fronte ad un contesto socio-economico che era già mutato rispetto ai tempi precedenti. Ebbene, ora, dopo 10 anni, quel contesto è ancora in profonda modificazione, perché, se volete, le tipologie di contratti di lavoro cosiddette flessibili si sono per certi versi moltiplicate e soprattutto noi siamo di fronte a scenari produttivi che sono sempre più caratterizzati da discontinuità. Stamattina nella sessione plenaria, quando si parlava, l'ingegner Pulito e l'ingegner Chiegari parlavano di formazione, a un certo punto è emerso il dato della formazione, si diceva sostanzialmente, riassumo velocemente, la formazione, quella almeno trasversale, orizzontale, dovrebbe essere un patrimonio, no, del lavoratore, a prescindere dal luogo in cui poi va a svolgere la sua attività, e quindi in qualche modo diventare qualche cosa che il lavoratore si porta dietro come una dote, che non ha bisogno magari spesso di aggiornamento, perché quella magari è duratura, fermo restando che poi c'è una formazione specifica che è correlata al tipo di luogo di lavoro specifico nel quale vai a lavorare. Ebbene, questo tema, che è stato giustamente sollevato stamani, si adatta perfettamente alle modificazioni del mercato del lavoro, perché noi abbiamo lavoratori che raramente ormai stanno sempre nello stesso luogo, nella stessa organizzazione produttiva, abbiamo lavoratori che si muovono continuamente, e quindi quell'esigenza di portarsi in dote, per esempio, un patrimonio di formazione generale, orizzontale, trasversale, chiamatela come volete, sulla salute e sicurezza, è un problema reale. E qui purtroppo il deficit del ritardo, ecco un altro ritardo, quello del libretto formativo del cittadino di cui si parlava, è in qualche modo la controprova di questi ritardi che impediscono sostanzialmente, come dire, un'adeguata attenzione a questo profilo. L'altra cosa, se mi permettete, è perché questo rappresenta secondo me una luce dal punto di vista del testo normativo, è un'ombra dal punto di vista dell'attuazione, e resto sul tema della formazione. Se uno legge la definizione di formazione che è accolta nell'articolo 2 del decreto 81, si rende conto che il legislatore lì sta parlando di qualche cosa che è distante, anni luce da quello che noi vediamo tutti i giorni. La definizione, qui sintetizzo senza citare a memoria, è un processo educativo finalizzato a cambiare gli abiti mentali delle persone. Questo è il concetto che emana dall'articolo 2 sulla definizione di formazione. Sfido chiunque, non solo qua dentro, a dirmi se effettivamente i corsi di formazione che noi molto spesso vediamo corrispondono a questa logica di processo educativo volta a cambiare gli abiti mentali delle persone. Lavoratori, dirigenti, preposti, chiunque, di chiunque si tratta. Molto spesso la formazione è purtroppo qualche cosa che viene gestita dal punto di vista formale, talora considerato un orpello, qualche cosa che si deve fare perché poi se no ci sono le sanzioni penali, e che però non lascia nessuna traccia sui comportamenti delle persone. Guardate, io faccio di mestiere il docente, quando parliamo di formazione noi dovremmo scandire almeno 3 elementi. Primo, i fabbisogni formativi. Perché fai formazione a qualcuno? Perché c'è un bisogno. Secondo, la qualità della formazione, come la si fa. Terzo, la verifica dell'apprendimento. E cioè sono questi 3 step che dovrebbero essere sottolineati perché una buona formazione sia credibile. Quale reale aspettativa di efficacia abbiano i nostri corsi di formazione è un tema che io provocatoriamente pongo all'attenzione del dibattito. Perché purtroppo su questo ancora, come dire, stentiamo a crescere. E badate che su questo
si registrano alcune aperture della giurisprudenza penale. Accanto a me siede un illustre avvocato penalista. Si registrano talora alcune aperture della giurisprudenza penale, vi parlo della Cassazione penale, c'è una bellissima sentenza del febbraio del 2016 che dice che quando il datore di lavoro ha fornito al lavoratore tutti gli strumenti, non solo i dispositivi di protezione, ma gli strumenti di prevenzione adeguatamente, quindi il lavoratore è stato adeguatamente formato, in caso di infortunio nel quale sia coinvolto quel lavoratore che abbia esorbitato nel svolgere una certa prestazione, si parla di comportamento esorbitante o abnorme, quindi giurisprudenza, ebbene quella sentenza della Cassazione penale assolve il datore di lavoro. Quindi è vero che noi abbiamo avuto per tanti anni un atteggiamento particolarmente arcigno, dirò così per non dire altro, da parte della giurisprudenza sulla responsabilità datoriale, ma stiamo registrando alcune aperture che tengono conto del fatto, badate, in quella sentenza si dice il datore di lavoro non ha più un assoluto obbligo di vigilanza sul lavoratore, dice, nel decreto 81 passa il principio che il lavoratore è un soggetto attivo del sistema di prevenzione e come tale quindi deve partecipare attivamente a rendere effettivo il sistema di prevenzione. Sono aperture, secondo me, molto interessanti, che ci danno la misura di come una certa parte del ceto giurisprudenziale cominci a cogliere quelle novità che in fondo dalla direttiva europea del 1989, la 391, citata anche stamani, venivano in qualche modo lanciate, cioè a dire che il sistema di prevenzione aziendale è un sistema necessariamente partecipato. Ferma restando la posizione di garanzia primaria del datore di lavoro, non potrebbe non essere così, non di meno esiste un sistema partecipato nel quale tutti devono svolgere il proprio ruolo. Ecco allora che se la formazione non assolve quel ruolo che il legislatore le ha dato, effettivamente poi qui si crea un cortocircuito che impedisce sostanzialmente di perseguire l'obiettivo. Questo è un aspetto fondamentale. L'architetto che ha aperto la tavola rotonda chiedeva luci e ombre, e io direi che c'è una luce che in trasparenza taglia tutto quanto il decreto 81 e che non sempre noi siamo in grado di cogliere, ed è il riflesso che il decreto 81 getta sul concetto di organizzazione. Questo è un aspetto centrale, secondo me. Si parlava anche di valutazione dei rischi, credo che ci torneremo anche dopo. Cito soltanto un passaggio dell'articolo 28 del decreto 81, laddove la norma dice: tu datore di lavoro, quando elabori il documento di valutazione dei rischi, in esito alla valutazione dei rischi che hai l'obbligo di effettuare, devi individuare i ruoli dell'organizzazione che sono tenuti ad adottare e a gestire le misure di prevenzione per fronteggiare i rischi che non è stato possibile eliminare o evitare. Che cosa vuol dire questa norma? Questa norma vuol dire semplicemente, ma non banalmente, che c'è un forte investimento sul sistema organizzato dell'impresa. Come dire, non si può credibilmente fare sicurezza se non c'è un sistema procedimentalizzato e organizzato in cui si sa chi fa che cosa. Molto spesso il deficit vero sul piano della prevenzione è la totale disorganizzazione dell'impresa. Qui il decreto 81 ha lanciato, secondo me, una sfida molto interessante che andrebbe raccolta sul piano proprio della necessità di avere una prevenzione organizzata. Un riflesso ulteriore, magari non immediato, lo si coglie nel collegamento che, discutibilmente o meno, non sta a me adesso fare questa valutazione, il decreto 81 ha istituito tra le norme di salute e sicurezza e la responsabilità amministrativa della persona giuridica. Sapete tutti che l'articolo 30 del decreto 81 parla di modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza, la cui adozione ed efficace attuazione può esonerare l'eventuale società nella quale si sia realizzato un infortunio che ha dato luogo a un omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime, 589-590 del codice penale, può esonerare quella società
dalla responsabilità amministrativa della persona giuridica, quella cioè che scaturisce dal decreto legislativo 231 del 2001 e che, come tutti sappiamo, è una responsabilità tutt'altro che irrilevante. Fermo restando naturalmente il profilo di responsabilità individuale che grava sul singolo, secondo un principio costituzionale che è quello che la responsabilità penale è personale. Ebbene, che cosa vuol dire che i modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza adottati ed efficacemente attuati possono esonerare da quella responsabilità, chiamiamola da colpa di organizzazione? Vuol dire che c'è un altro assist, in qualche modo, del legislatore nella direzione di un sistema di prevenzione organizzato, cioè che tende in qualche maniera a valorizzare tutti quei sistemi di prevenzione aziendali in cui ci sia una chiara trasparenza del modello di organizzazione dell'azienda. Su questo direi che il decreto 81 ha lanciato molti segnali decisivi, che ancora, a mio modesto avviso, non sono stati del tutto colti, ma che rappresentano una sfida assolutamente da raccogliere. In qualunque settore noi operiamo, financo in quei settori, e lo dico a viva voce, nei quali per esempio il raccordo con il decreto 231 non esiste. Voi sapete che la responsabilità amministrativa della persona giuridica vale per le associazioni dotate di personalità giuridica, non dotate di personalità giuridica, diciamo società private, ma non vale per le pubbliche amministrazioni. Allora uno potrebbe dire, vabbè, ma allora in un ospedale, in una scuola, in un'università, in un comune, in una regione, facciamo come ci pare. A parte il fatto che se c'è un luogo fisico, nel quale si può dire esiste la quintessenza dei rischi sul lavoro, questo luogo fisico sapete qual è? Non la FCA, è l'ospedale. E l'ospedale è un catalogo di tutti i possibili rischi che noi vediamo nei vari titoli allegati del decreto 81. Ci sono di tutti i tipi. Quindi non è vero che le pubbliche amministrazioni sono scevre da problemi legati alla salute e sicurezza. Ebbene, anche le pubbliche amministrazioni dovrebbero dotarsi di questi diciamo modelli organizzativi basati essenzialmente su una procedimentalizzazione di ciò che si fa. Attenzione, non sto parlando di obblighi aggiuntivi, gli obblighi sono sempre quelli previsti dal decreto 81, qui stiamo parlando di metodologia, cioè di come si fa la sicurezza, come si rispetta la sicurezza. Se il precetto è devi fare la formazione ai tuoi lavoratori, devi dare i dispositivi di protezione ai tuoi lavoratori, eccetera, eccetera, il problema è che il precetto è quello, ma l'adozione di un modello basato su un sistema di gestione ti può fortemente aiutare a far sì che quel precetto venga adempiuto in modo molto, ma molto più sicuro. Questo è il passaggio sul quale dovremmo, secondo me, riflettere in maniera molto, molto, molto nitida, su cui fare un investimento, perché badate, le statistiche antinfortunistiche purtroppo continuano a dirci cose che non ci piacciono. Abbiamo avuto un calo negli scorsi anni, ricorderete, no, di infortuni sul lavoro, che avevamo addebitato sostanzialmente alla crisi occupazionale, la forte crisi internazionale del 2008, quindi sostanzialmente c'è meno lavoro, ci si fa meno male o si muore di meno. Adesso un po' di ripresa c'è stata, ma il problema è che sono ripresi fortemente anche gli infortuni, addirittura gli infortuni mortali, che ci dovrebbe forse indurre a riflettere su come oggi il lavoro viene svolto. Quando io parlavo prima, per esempio, di tipologie flessibili, lavori discontinui, lavori precari, eccetera, ci sarebbe da interrogarsi quantomeno se quelle forme di lavoro sono adeguatamente tutelate dal punto di vista della prevenzione. Qualche mese fa sono stato intervistato in una trasmissione radiofonica di Rai 1, di Radio 1, in merito a quell'infausta vicenda, forse lo ricorderete, di quel povero lavoratore di una cava di Carrara che era stato assunto per 6 giorni e che purtroppo è morto schiacciato da un masso di marmo enorme. E la giornalista mi chiedeva, professore, secondo lei ha senso che un lavoratore venga assunto per 6 giorni? E io le ho detto, guardi, a costo di dire una cosa provocatoria, quello che mi scandalizza non è tanto se il lavoratore viene assunto per 6 giorni. Il problema è che se tu assumi uno per 6 giorni, gli devi fornire
una dote di tutela e di protezione tale da garantire che lui in quei 6 giorni possa saper fare la prestazione secondo tutti i crismi di prevenzione. Non so se è chiaro. Cioè, attenzione a non cadere nell'equivoco facile per cui a tutti va dato lo stesso quantum di tutela. C'è una direttiva europea molto chiara sul lavoro interinale che dice che i lavoratori discontinui abbisognano di una tutela differenziale, data cioè dal fatto che questi lavoratori sono esposti, per esempio, a rischi maggiori proprio in ragione della scarsa esperienza, della scarsa contestualizzazione aziendale e quant'altro. Quindi, temi, come vedete, che sono all'ordine del giorno. Altro aspetto dell'81 che voglio sottolineare è il fatto che proprio l'insistenza del decreto 81 sull'aspetto organizzativo è, a mio avviso, un segnale, ovviamente da raccogliere, da valorizzare, di come effettivamente il legislatore si stia rendendo conto che senza una dimensione organizzata della prevenzione non c'è nessuna speranza di poter mettere in piedi un sistema di prevenzione credibile. Questo però ci dovrebbe aiutare, e il richiamo che facevo a quella sentenza della Cassazione Penale di poc'anzi lo conferma, ci dovrebbe aiutare a capire che in realtà forse dovremmo deporre quell'atteggiamento tendenzialmente, lo chiamerò giustizialista o repressivo, per cui comunque sempre e in ogni caso la responsabilità è del datore di lavoro. Nella mia materia, il diritto del lavoro, c'è una norma, che in realtà non riguarda solo la mia materia, una norma centrale, pilastro, che è l'articolo 2087 del Codice Civile, che è quella che pone l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro. Norma che è civile, ma che è stata utilizzata frequentissimamente anche dalla giurisprudenza penale. Ebbene, che cosa sostanzialmente ci dice quella norma? Che il datore di lavoro ha un'obbligazione che noi consideriamo aperta, cioè non ti devi mai accontentare sostanzialmente di quello che fai, c'è sempre forse una misura ulteriore di prevenzione che puoi mettere in atto. E da questo punto di vista i critici che cosa ci hanno sempre detto? Che l'articolo 2087 configura una responsabilità oggettiva, che cioè il datore di lavoro risponde sempre, perché tanto comunque è sempre responsabile lui. Ecco, io credo che dobbiamo cominciare a cambiare un pochettino questa visione. Ma attenzione, non lo dico, primo non faccio l'avvocato e quindi non ho interessi professionali, non lo dico guardando le cose da una parte, lo dico cercando di essere il più possibile super partes, se volete più nell'interesse dei lavoratori, cioè a dire, credo che gli atteggiamenti, mi perdonerete la parola, un po' forcaioli, quelli da grida manzoniane, non portino letteralmente da nessuna parte. Recentemente in Parlamento pendeva un disegno di legge sulla configurazione di un nuovo reato, ipotesi da omicidio sul lavoro, che assomiglia molto, mi sembra, all'omicidio stradale, sostanzialmente. Ecco, io aborro tentativi di questo tipo, perché credo che non portino proprio da nessuna parte, non è quella la strada, non è quella la strada per fare un sistema di sicurezza credibile. Questo non significa che non ci vogliano le sanzioni. Le sanzioni ci vogliono, ci sono i precetti, ogni precetto deve essere dotato di una sanzione. Sanzioni credibili, naturalmente, applicate cum grano salis. Però il problema non è tanto insistere sulla logica repressiva. Cerchiamo di cambiare atteggiamento ed entrare invece in una dimensione costruttiva, tenendo conto che la sicurezza sul lavoro, ad onta di quello che si può pensare, non è un qualche cosa che interessa solo i lavoratori, è un diritto del lavoratore, ma è, come dice l'articolo 32 della Costituzione, la salute che cos'è? Un diritto fondamentale dell'individuo, ma è un interesse anche della collettività. Ovviamente è un bene comune. Un'impresa moderna e che sta al passo con i tempi capisce che la sicurezza è qualche cosa che va introiettato nel suo stesso proprio DNA, così come introietta i processi della qualità del prodotto,
così come introiette il problema del benessere organizzativo. La sicurezza sul lavoro non è un qualcosa di marginale da esorcizzare. Mi costa, quindi, a parte che il discorso dei costi dovrebbe essere sempre fatto con la controprova, ti costa più fare sicurezza oggi o ti costa più gestire un infortunio con le conseguenze risarcitorie e quant'altro? Ma al di là di questo, la sicurezza sul lavoro è un qualche cosa che sta dentro l'intima essenza dell'impresa. Ecco perché in qualche maniera dobbiamo cercare di cominciare a modificare un certo atteggiamento, deponendo atteggiamenti, torno a dire, eccessivamente repressivi e adottando un atteggiamento costruttivo. Stamani si parlava, veniva citato più volte il decreto 758 del 94, no? Quello che sostanzialmente gestisce i reati contravvenzionali per le violazioni delle regole di prevenzione. Reati, badate, che sono tali anche se non succede nulla. È un po' come l'adozione della cintura di sicurezza o il casco in motorino. Vieni multato anche se non è successo nulla. Non ho fatto la formazione, non è successo nulla, ma il reato l'hai commesso. Non hai fatto la valutazione dei rischi, il reato l'hai commesso. Non ho dato l'elmetto protettivo, il reato l'hai commesso. Ora, qual è la logica di quel 758 del 94? Con molta lungimiranza il legislatore dell'epoca adottò una logica che non era repressiva, era una logica che andava nella direzione di dire: guarda che il mio interesse è che se tu anche hai trasgredito la norma di prevenzione, quanto prima tu provi a rispettarla. Una prevenzione che non sarà più primaria, sarà secondaria, tant'è che io ti concedo sostanzialmente poi di estinguere il reato pagando quella somma di denaro che viene ammesso se nei tempi tu rispetti la prescrizione. Quindi una logica ancora una volta preventiva, ancorché in chiave successiva. Questa mi sembra un atteggiamento francamente intelligente. Poi chiaramente, siccome tutte le luci hanno le loro ombre, sappiamo anche che ci sono i collezionisti di prescrizioni. Giuseppe Dio, su un tavolo di via Urbana, quando scrivevamo il titolo primo del decreto 81, scrivemmo l'articolo 14 del decreto 81, cioè la sospensione dell'attività imprenditoriale in caso non solo di superamento del personale in nero, ma anche davanti a gravi o reiterate violazioni in materia prevenzionistica. Quando io citavo all'inizio del mio discorso il ritardo nell'emanazione del decreto sul SINP, sul Sistema Informativo Nazionale, non è che lo citassi a caso, perché in realtà quelle banche dati del SINP sarebbero servite per capire poi in realtà se un'impresa ha sommato un certo numero di violazioni oppure no. Se io non ho le banche dati, come faccio poi a fare una reale vigilanza? Quindi la sensazione che io ho a 10 anni di distanza dall'emanazione del decreto 81 è che quel legislatore, in una stagione, fra l'altro, qui lo voglio richiamare, secondo me abbastanza felice, perché l'81 fu emanato grazie alla collaborazione del Ministero del Lavoro, della Salute, delle Regioni, di tutti i soggetti e delle parti sociali, di tutti i soggetti sostanzialmente attori della vicenda. Ebbene, in quella stagione il legislatore riuscì, secondo me, a lanciare delle formule innovative che ancora non sono state del tutto raccolte o non ancora del tutto valorizzate. È chiaro, restano anche degli aspetti critici. Ce n'è uno che io voglio, come dire, sottolineare, e lo faccio in tutte le volte in cui parlo di decreto 81, cioè quasi tutti i giorni. E cioè, per esempio, la improvvida possibilità di conferire deleghe di funzioni ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione. L'RSPP, chi è? È un consulente tecnico del datore di lavoro. Si diceva stamattina, l'unico soggetto che non riceve formazioni in materia di sicurezza è il datore di lavoro. Però lui dispone dell'RSPP, no? Cioè di un soggetto che in staff lavora con lui per creargli il sistema, tant'è vero che collabora con lui per la valutazione dei rischi e quant'altro. Ebbene, in molte aziende che cosa succede? Che l'RSPP non è soltanto il consulente di staff del datore di lavoro, ma è in realtà anche il soggetto che in line, quindi contraddittoriamente,